Ma le racconti innanzitutto come è andata la scorsa stagione, la tua prima stagione da professionista? Ma diciamo l'impatto dei professionisti è stato ottimo, sono riuscito a conquistare la vittoria al Beghelli, l'ultima gara in Italia, e ho fatto un giro di 21 giorni, la Vuelta, quindi diciamo ho fatto tanta esperienza e mi sono tolto anche buone soddisfazioni, quindi soddisfatto del primo anno da prof. Un calendario ricchissimo il tuo, quali sono i tuoi prossimi impegni? È un bel calendario, ora lunedì inizierò il giro dei Paesi Baschi, e sono 6 tappe, poi Amstel Gold Race, Freccia Vallone, Liegi Basso Liegi e poi Giro d'Italia. Valerio, ti aspettano le grandi classiche del nord, sicuramente una grande emozione. Anche lì sicuramente tanta esperienza, la squadra mi fa partecipare a queste gare in primis appunto per fare esperienza e poi vediamo un pochettino se aiutare i compagni di squadra e sicuramente l'esperienza è quella che conta per i prossimi anni per fare bene. Valerio, si avvicina al Giro d'Italia, un sogno che si realizza? Sì, è il sogno che tutti hanno da quando iniziano a correre in bicicletta. E ricorderò con molto piacere la prima tappa, speriamo vada bene tutto il giro e concentrato appunto per quel bellissimo appuntamento. C'è qualche tappa che hai messo nel mirino? No, ancora no, sicuramente le tappe che passano a Fiuggi, non lontano da casa mia, ci terrò a fare molto bene. Però un giro di 21 giorni, ogni tappa è insidiosa e ogni tappa si può fare bene. Valerio, dove pensi di poter ancora crescere? Sicuramente in tutti i campi, voglio specializzarmi soprattutto nelle corse a tappe, nella crono e in salita. E andremo avanti, per ora va tutto bene. Non è facile, ma cercheremo di lavorare al massimo per raggiungere l'obiettivo. Valerio, tu sei un atleta tutto da scoprire, sei uno scalatore ma hai vinto la tua prima corsa tra i professionisti in volata, come ti definiresti? Sì, appunto, come hai detto tu sono da scoprire, sicuramente le caratteristiche sono scalatore e da giri a tappe, anche in volata non sono fermo, se arrivo fresco posso fare una buona volata. Appunto, speriamo di sfruttare queste doti per qualche tappa al Giro d'Italia. Valerio, il tuo punto di forza? Ma sicuramente la determinazione e cogliere l'attimo giusto al momento giusto in una gara. Il tuo punto debole? Il mio punto debole forse, visto perché sono giovane, la continuità, forse quello, ma penso sia normale un po' a tutti i ragazzi giovani, lavorerò per quello, per migliorare. I tuoi interessi fuori del ciclismo? Ma sono tanti, mi piace prevalentemente stare con gli amici, scambiare opinioni e fare qualche chiacchiera. Concludendo, che cos'è per te la bicicletta? Ma la bicicletta per me è tutto, ti impara a crescere molto prima, maturi molto prima e è una maestra di vita, sicuramente.